Bellissimo, oggi siamo qua in questo nuovissimo video, oggi siamo qua per farvi vedere come costruire un cannone in Minecraft 1.15, esatto, avete sentito più che bene, oggi siamo qua vicino ad un dispenser, una delle novità aggiunte nella 1.15, se non avete visto il video lo trovate qua in alto nelle schede, quello di ieri dove vi ho fatto vedere le novità che hanno aggiunto nel 19v36a che è il nuovo snapshot. Innanzitutto la novità aggiunta è questa qui, che praticamente se inseriamo dentro ad un dispenser dei fuochi artificiali che si craftano molto semplicemente in questo modo, mettendo praticamente dei firework stars che però devono essere colorati, quindi prendo un colore a caso, per esempio il rosso, coloriamo questi, ci mettiamo della carta giù e della gunpowder su e si creeranno questi firework rocket. Almeno io ho creato questi per questo video. Voi direte, ma sì, si poteva già fare questa cosa, vi correggo, purtroppo no. Una volta si poteva semplicemente lanciare il firework verso l'alto e se provavi a metterlo in questa direzione qua, il firework comunque sputava e usciva e andava verso l'alto. In questo nuovo snapshot hanno modificato una cosa che era già compatibile però nella Bedrock Edition, e praticamente se adesso noi prendiamo il pulsante contro il dispenser, come vedete il fuoco artificiale parte dritto e non tenderà a salire verso l'alto. Lo stesso discorso vale se il dispenser lo mettiamo girato verso il basso, quindi col faccino che guarda la terra. Invece di andare su e schiantarsi contro se stesso, il firework andrà giù fino al pian terreno. Quindi ragazzi, questa novità di lanciare il firework in questo modo ed esplodere è veramente molto utile. E oggi sono qua per farvi vedere come craftare però direttamente un fantastico cannone di sicurezza. Direi di passare alla prima postazione che è questa qua. Questo ho creato un semplice muro relativamente brutto, ho detto lo decoro un attimo ma fa schifo. E questo non può essere il momento migliore vista la build orribile, ma ditemi nei commenti se volete dei tutorial su come costruire delle build hack, permettetemi il termine, in 1.15 con i blocchi che hanno aggiunto finora. In secondo luogo vi dico che passando di qua, come vedete, ho creato queste piccole finestrelle di vedetta che ci permettono di vedere il territorio. Lì, come vedete, c'è una pecora. Non so se riusciamo a beccarla, ma in teoria, in questo cannone di TNT qui, semplicemente con la leva riusciamo a sparare il firework. Purtroppo non ho beccato la pecora, però guardate per bene che figata. Adesso vado a spawnare un creeper. Lo metto più o meno in questo punto qui. In teoria il creeper dovrebbe subire danno. Eccolo qua. Come vedete, ragazzi, non fanno tutto questo gran male. Ovviamente c'è modo di potenziare i firework rocket, ma purtroppo non fanno tutto sto gran danno e serviranno 4 colpi per uccidere un creeper. Quindi diciamo che non è l'efficienza più assoluta, ovviamente, un cannone con i firework. Però relativamente, se ci pensate, in un villaggio vanilla che andate a costruire può andare a fare il suo effetto. Non li userete mai, ovviamente, ma può fare veramente effetto. Per crearlo qua è molto semplice, in questo caso serve semplicemente una struttura carina relativamente per far sì che la lore dei cannoni abbia senso. E praticamente con una semplice leva, un pulsante, una pressure plate, quello che volete, potete andare a lanciare i firework rocket dal dispenser in modo tale che vadano a colpire i mob fuori. Qua sulla collina ho creato però un'altra struttura. Direi di entrarci molto lentamente, darmi anche l'effetto di night vision. Eccoci qua, abbiamo night vision e siamo in un'altra stanza. Questa stanza però, a differenza dell'altra, sarà buia e anche asimmetrica, ma questo è un altro discorso. Come vedete, qua ci sono delle pressure plate e questo metodo può essere carino anche da fare nei server multiplayer survival. Praticamente voi potrete mettere, che so, dietro a questo dispenser o vicino in questa stanza una chest dove tenete le vostre cose più preziose. La gente, se non farà attenzione, in questo caso ho utilizzato le pressure plate, come potevo utilizzare anche i tripwire hook, ne mettevo uno di qua, mettevo il lasso in mezzo e praticamente si andava a creare un altro genere di trappola, volendo un po' più segreta. Diciamo, ci sono tanti modi carini per far sì che la gente vada a passare involontariamente. Io adesso metto un creeper qua, passa involontariamente sulle pressure, esplode e come vedete boom. Cioè, tipo adesso i poveri creeper, purtroppo per loro, sono andati ad esplodere contro il firework rocket. Eccolo qua, uno è morto. Come vedete però i mob ci vanno inconsciamente.
alla loro morte, non gliene frega realmente nulla. Quindi ragazzi, questo sistema però ha della redstone ed è un pelino più carino. Come vedete, ho messo sotto tutte le pressure plate, come potevano essere, ripeto, tripwire hook, della redstone, dei filamenti di redstone che vanno collegati a un repeater, perché sennò il segnale è debole. E la redstone arriva fino a questo blocco dove, se non vado errato, esatto, proprio lì di fianco c'è il dispenser. Quindi ragazzi, in questo caso potete andare a creare dei cannoni di firework che saranno veramente carini. Adesso comunque questo qui è un pelino più per il multiplayer, un pelino più come dire tattico, quando invece quell'altro che vi ho costruito e vi ho fatto vedere poco fa, l'unica funzione sarà quella carina. Non lo userete probabilmente mai, ma sarà carino da vedere e sicuramente una cosa da fare e che anch'io farò nel mio mondo vanilla, nelle mura. Detto questo, ragazzi, questi sono due semplici cannoni con i firework. Magari ne potrei portare degli altri in futuro. Ditemi che cosa ne pensate. Oggi vi ho un attimo spiegato quello che ne pensavo e quello che era d'altronde la novità dei dispenser, che visto che sapevamo tutti che avevano aggiunto nuove funzionalità e nel 19W36A è stata aggiunta questa. E questi cannoni, devo essere sincero, sono veramente carini. Non li ho mai considerati più di tanto, forse ho sbagliato. Detto questo, vi invito anche a passare dagli altri video che ho fatto negli ultimi periodi. Ho iniziato nuove serie, quindi andate a dare un'occhiata. Vi invito anche a lasciare like, iscrivervi al canale, commentare, ovviamente condividere il video su tutti i vostri social e tutti i vostri amici. Vi invito anche a passare qua sotto in descrizione, dove potete trovare il link al gruppo Telegram, seguirmi su Instagram e anche al profilo di Twitch, dove vado in live qualche giorno alla settimana, principalmente su Counter-Strike e Minecraft. Detto questo, ragazzi, da Enderlink è tutto, alla prossima, ciao ciao!